Tutte le volte che c'è l'ora di cena, mio figlio si mette sempre a giocare e non viene mai a tavola. Mi ignora completamente e ha voglia di dirgli che deve venire a tavola a mangiare con noi. Non ascolta, non vuole ascoltare. In questa nuova rubrica parleremo di genitorialità. Sono Simona Rattà, psicologa, psicoterapeuta e da circa 10 anni mi occupo di percorsi di parent training per i genitori. Se anche tu sei alle prese con un bambino e stai facendo una grandissima fatica nel farti ascoltare, nel video di oggi vedremo alcune strategie per rendere la tua comunicazione più efficace. Nelle precedenti puntate abbiamo visto alcune tra le 12 barriere alla comunicazione, ovvero tutti una serie di messaggi comunicativi che se vengono costantemente ripetuti ai bambini possono portarli ad allontanarli da noi, ma soprattutto possono determinare un peggioramento della qualità della nostra relazione. In questo video parleremo della barriera comunicativa dell'interpretare, dell'analizzare, del diagnosticare. So bene che in realtà non mi volevi dire questo, sei semplicemente stanco adesso. La verità è che sei geloso di tuo fratello e lo stai dicendo per infastidirmi, vero? Questa barriera comunicativa consiste nel dire al bambino quali sono i motivi del suo comportamento secondo la nostra prospettiva, basandoci però sulle nostre interpretazioni, ovvero analizzando quello che lui sta dicendo, quello che lui sta facendo con il suo comportamento e diagnosticando quello che secondo noi sta dietro quel suo modo di fare. Il genitore dunque assume di sapere perché il figlio si comporta in quel determinato modo. E attenzione perché questo modo di comunicare è altamente intimidatorio ed evidenzia un atteggiamento di superiorità del genitore. Anche in questo caso gli esiti potranno essere diversi. Da una parte, se l'analisi del genitore è accurata, il figlio può sentirsi in imbarazzo perché viene smascherato e dunque proverà un'emozione particolare, che è quella dell'imbarazzo, della vergogna, che comunque non è piacevole da provare. Ma se l'analisi del genitore non è corretta, come spesso accade, il bambino si arrabbierà e tenderà nel tempo anche a non confidarsi più con il genitore, perché penserà che è troppo rischioso farlo. Le nostre interpretazioni, analisi, diagnosi, spesso sbagliate, che facciamo con i nostri figli in maniera completamente automatica, possono far sentire il figlio frustrato e minacciato. Prendiamo adesso una situazione della vita quotidiana dove potrebbe capitarti di incorrere in questa barriera comunicativa. La situazione è questa: è ora di cena o di pranzo e il bambino puntualmente continua a giocare nonostante tu lo stia chiamando per venire a tavola. Se lo hai rimproverato parecchie volte per questo comportamento o per altri comportamenti inadeguati che non ti sono piaciuti, potresti dirgli: lo stai facendo apposta perché ti ho tolto il tablet per una settimana, vero? La verità è che sei arrabbiato con me, per questo mi stai facendo dannare. Lo stai facendo solo per attrarre la mia attenzione. Questi messaggi interrompono bruscamente il tentativo del bambino di voler con noi comunicare e gli insegnano che è meglio astenersi dal condividere quello che lui sente con noi. Ma con questa modalità comunicativa siamo sicuri che nostro figlio prenderà l'iniziativa di voler venire a pranzo, a cena e sedersi a tavola con noi? Se io mi sento accusato ingiustamente o smascherato rispetto ad una mia vera e propria difficoltà, beh, sicuramente non mi sentirò propenso ad interagire con il genitore che ho davanti che mi sta dicendo queste cose e quindi probabilmente continuerò a fare quello che ho sempre fatto. Per esempio, se il bambino sta giocando, potrebbe continuare a giocare ignorando completamente questa reazione del genitore. Così ad essere frustrati sarete entrambi, ovvero sia voi che i vostri figli. Allora, in che altro modo potremmo comunicare in modo più efficace per cercare di affrontare questa situazione? Potremmo per esempio entrare nella stanza 10 minuti prima della cena e dire al bambino: Paolo, tra 10 minuti ti verrò a chiamare perché sarà pronta la cena. Mi piacerebbe che raccogliessi questi giocattoli perché tra poco mi farebbe veramente tanto piacere andare a cena con te. In caso il bambino risponde che non vuole venire perché vuole continuare a giocare, possiamo esprimere la nostra emozione di quel momento.
Hai ragione, immagino che il gioco che stai facendo è sicuramente importante per te. Non ci piace dover aspettare a lungo ed iniziare senza di te. Mi dispiacerebbe molto se non venissi di là con noi. Seconda modalità che hai a disposizione è quella di ricordare la regola che avete stabilito insieme, ovvero che a un determinato orario si cena oppure si pranza. In quel caso, se il bambino non lo rispetta, puoi scegliere, sempre condividendo la tua iniziativa con l'altro genitore, che tipo di conseguenza dare. Ma non dimenticarti mai di rimanere con un tono fermo, rispettoso, perché non c'è bisogno di urlare per comunicare la regola che avete concordato insieme. E dunque potresti dirgli: Paolo, abbiamo concordato una regola importante nella nostra famiglia, che è quella di cenare tutti quanti insieme alle 8. Nel momento in cui questa regola non verrà rispettata, ti ricordo che ci sarà una conseguenza che decideremo insieme a papà. Questi messaggi comunicativi non fanno sentire il bambino sotto attacco, non lo fanno sentire interpretato, analizzato, diagnosticato sul perché sta mettendo in atto quel tipo di comportamento, ma esprimono da una parte una regola che viene appunto concordata in famiglia a priori con il bambino, quindi ricordiamo sempre che le regole non devono essere dette lì per lì, ma vanno scritte, vanno condivise con tutta quanta la famiglia. Ricordiamo poi inoltre di non attaccare mai il bambino e di non farlo sentire attaccato, ma al massimo di esprimere il nostro parere sul comportamento, non sul bambino in quanto tale. E quindi potremmo esprimere il nostro disaccordo per un comportamento che non ci è piaciuto. I messaggi inefficaci che non fanno sentire il bambino accettato e rispettato alimentano l'opposizione e la ribellione, ma anche il disagio, il timore di aprirsi, lo scendere a compromessi con l'altro. Ecco perché se impariamo a comunicare in modo più efficace otterremo un duplice beneficio. Da un lato ci sentiremo più in sintonia con nostro figlio e dall'altro ci sentiremo più liberi di poter risolvere insieme una data situazione problematica. Se hai trovato utile questo video, condividilo con i tuoi contatti. Iscriviti ai miei canali per non perderti i prossimi video di approfondimento. Ah, e un'altra cosa importante, ho realizzato un corso di formazione per migliorare le tue competenze comunicative in modo da renderle ancora più efficaci. Se sei interessato a saperne di più, vai nel link di descrizione che trovi sotto questo video e scopri l'intero programma del corso. Noi ci vediamo nella prossima puntata di questa rubrica.